37.000 in Veneto, quasi 7.700 nella Marca. L'esercito dei maturandi è già al lavoro sui pronostici per la prima prova scritta e quindi il ritorno del più classico dei Tototemi. Pirandello, Verga o Pascoli, Montale o Ungaretti, la crisi internazionale, l'ambiente, la guerra e poi, come non pensare al Covid? I bookmaker fai da te sono all'opera. In ogni caso, per il mondo della scuola è un ritorno importante, quello dei due scritti in presenza, un'area di normalità, anche se lo spettro del Covid incombe. Studenti attualmente positivi dovranno affidarsi alle sessioni suppletive. Chiaramente, diciamo, dobbiamo sempre tenere occhio alla questione del contagio, però per quanto riguarda gli studenti, come dire, guardiamo alla situazione soggettiva di ognuno. Non c'è una quarantena o comunque un rinvio dell'esame per tutta la classe. Insediate le 193 commissioni, componenti tutti interni tranne il presidente, e solo da poco sciolto il nodo mascherine. Dopo, diciamo, tanta incertezza politica, si è deciso per la non obbligatorietà. Sono raccomandate durante lo svolgimento del colloquio, ovviamente la mascherina può essere sicuramente abbassata, e mantenendo ovviamente una debita distanza di almeno 2 metri dalla commissione e tra i membri della commissione. Quindi da questo punto di vista si è risolto l'arcano, diciamo così. Anche per gli insegnanti un momento importante, dovranno saper gestire ragazzi che vengono da un triennio difficile. Sanno bene che queste sono classi che purtroppo hanno subito, diciamo, di più l'impatto spalmato proprio sui 3 anni del Covid, e quindi sono sicura che ne terranno conto, senza fare sconti a nessuno comunque, ma riconoscendo il lavoro fatto da tutti.